Pioggia, vento e grandine anche nelle Marche, le zone più colpite, Lanconetano e Iesi. Canile Lager a Trecastelli, indagate 15 persone nella struttura che poteva ospitare circa 70 animali, ne sono stati trovati 800. Arrestato un 53enne della provincia di Ascoli, deteneva migliaia di filmati pedopornografici nel computer e nel telefonino. Cambio al vertice della questura di Pesaro Urbino, Raffaele Clemente è il nuovo questore, subentra a Todisco. In arrivo una pioggia di milioni di euro sulla città di Pesaro, firmato un accordo tra finanza, procura e comune per vigilare sulle infiltrazioni mafiose. Domenica prossima Fano festeggia il patrono, San Paterniano, tanti gli appuntamenti, tra cui la messa solenne con il Vescovo, trasmessa in diretta su Fano TV, salta anche quest'anno la tradizionale tombola in piazza 20 settembre. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti cari telespettatori a questo nuovo appuntamento con il telegiornale locale sul canale 19. Apriamo con il maltempo e la fase perturbata, il forte vento, la pioggia, la grandine che si è abbattuta ieri soprattutto nella zona dell'Anconetano in provincia di Ancona, provocando disagi, allagamenti, alberi caduti in strada e sulle auto parcheggiate. Iesi intorno alle 22.30 è scattato l'allarme sia all'ospedale Carlo Urbani per infiltrazioni d'acqua sia alla casa di riposo di via Gramsci, dove si sono registrati danni strutturali con stanze allagate, controsoffitti divelti e vetri rotti. Per fortuna nessun ospite è rimasto ferito. A Macerata invece una quercia di grosse dimensioni è caduta in contrada Fonte Zucca, isolando le abitazioni della zona. Nelle Marche in totale sono stati circa 120 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco. Sempre a causa del maltempo, questa mattina il comune di Ancona ha vietato la balneazione lungo la costa nel tratto che va da Torrette a Palombina, sotto il parco del Cardeto e sotto la piscina del Passetto. E rimaniamo nell'Anconetano perché dopo il sequestro del canile nel comune di Trecastelli, 15 persone, tra cui allevatori, veterinari e dirigenti dell'ASUR, risultano indagate per disastro colposo e maltrattamento di animali. Simona Zonghetti. È stato definito uno dei più gravi disastri sanitari veterinari avvenuti nelle Marche. I carabinieri forestali del gruppo di Ancona, con la collaborazione di altri reparti dell'arma, hanno notificato a 15 indagati gli avvisi di conclusione delle indagini emessi dalla Procura della Repubblica. I fatti risalgono al 7 gennaio 2021, quando era stato sequestrato un noto allevamento di cani nel comune di Trecastelli. Quel giorno i militari avevano scoperto una situazione di degrado che causava gravi sofferenze agli animali. La struttura, autorizzata per ospitare 71 cani, ne conteneva oltre 800, di cui diversi rinchiusi nei trasportini o in ambienti pervasi dall'odore nauseabondo dell'ammoniaca prodotta dalle deiezioni. A contribuire a questo scenario, sia le attività illecite degli allevatori, sia quelle di chi doveva controllare e che invece dal 2018 al 2021 non ha adottato nessun provvedimento, anzi è stata accertata anche la cessione gratuita di un cucciolo ad un dirigente veterinario incaricato di coordinare i controlli. Inoltre sono state accertate numerose importazioni illegali da paesi dell'est Europa, soprattutto di cani di piccola taglia e razze Toys, le quali, secondo i carabinieri forestali, avrebbero comportato l'ingresso nell'allevamento del patogeno Brucella canis, causando l'unico focolaio europeo della malattia, che ha determinato il contagio di 400 animali e poi il blocco sanitario della struttura nel giugno del 2020. Neanche questo però aveva fermato gli allevatori, che con la complicità di un veterinario libero professionista e di altre due persone avevano continuato a vendere un centinaio di cani appartenenti al focolaio e potenzialmente malati. Come se non bastasse, dopo il sequestro del canile gli allevatori avevano cercato di cedere dei cuccioli ma erano stati scoperti e bloccati. D'altra parte la regione Marche si è dovuta far carico degli interventi necessari per la messa in sicurezza del focolaio e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie con il coinvolgimento del comune. Queste azioni hanno comportato un ingente dispendio di risorse finanziarie e personali. Si parla di oltre 1,5 milioni di euro di fondi pubblici stanziati, con veterinari pubblici e maestranze impiegate quotidianamente da un anno e mezzo per gestire gli animali. Ora gli allevatori sono accusati, a vario titolo, dei reati di disastro colposo, maltrattamento di animali, mancato rispetto dei provvedimenti dell'autorità sanitaria, corruzione, falso in certificazioni e traffico internazionale di cani.
Infine, l'autorità giudiziaria ha ritenuto corresponsabili del reato di disastro anche un veterinario, 3 dirigenti dell'ASUR, 5 appartenenti ad organi di controllo e un amministratore locale. Invece la Polizia Postale ha arrestato un 53enne residente nell'Ascolano per detenzione di video pornografici, pedopornografici. Ne deteneva qualcosa come 4.500 tra foto e video. Il materiale rinvenuto ritraeva minori tra i 6 e i 12 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. Inoltre, durante le perquisizioni sono state rinvenute ulteriori file sui telefonini dell'indagato. Il PM ha disposto per l'uomo la misura degli arresti domiciliari, confermata dal GIP durante l'udienza di convalida. Un incendio è divampato in un bosco di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. 12 vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 13.30 con l'ausilio di 5 automezzi, anche 4x4, ed un elicottero appartenente alla flotta dei pompieri. Le operazioni sono rese difficili dalla zona impervia e dal vento. Sul posto anche una squadra dei volontari della Protezione Civile. Questa mattina a Pesaro si è insediato il nuovo questore, si chiama Raffaele Clemente, è stato vicequestore di Terni ed ex capo della Polizia Locale di Roma ed è subentrato a Michele Todisco. Questo è il vero paradiso in terra, forse. È stata la prima esclamazione di Raffaele Clemente, neoquestore della provincia di Pesaro Urbino, che si è insediato questa mattina dopo che Michele Todisco ha lasciato l'incarico in vista del suo collocamento in quiescenza. Sensazioni che è un posto bellissimo. È una realtà piccola a misura d'uomo, ma ricca, piena di gente che lavora, che si sposta per lavoro. Questa è una cosa che mi ha colpito immediatamente. Clemente, 61 anni, originario della provincia di Caserta, nel corso degli anni ha rivestito incarichi prestigiosi che lo hanno visto impegnato in numerose attività investigative e operative. Ha fatto parte della sezione antiterrorismo della Digos, della direzione centrale della Polizia di Prevenzione e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma. Per 3 anni è stato il comandante generale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale ed è stato vicequestore di Terni. Inoltre, quando il sisma ha colpito il centro Italia, ha seguito l'emergenza eseguendo funzioni di raccordo tra le prefetture e le questure di Rieti, di Ascoli Piceno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quello della Protezione Civile. Il lungo curriculum si arricchisce anche di numerosi encomi per un totale di 18 riconoscimenti ricevuti nel corso della carriera. Io mi sono occupato di estrema destra e di, diciamo, reati associativi normalmente. E ho fatto tanto territorio, ho fatto anche tanta. Normalmente il percorso è inverso, chi fa la volante poi va a fare la Digos. Io ho cominciato come funzionario della Digos del Servizio Centrale di Antiterrorismo e poi ho fatto 7 anni di controllo del territorio ed andavo girando vestito come lui. E quindi uscivo dalla macchina, che c'era scritto polizia, entravo e uscivo dalla macchina. E quindi sono cose profondamente diverse. Io ho lavorato a Roma. Su fenomeni, su macrofenomeni e su, diciamo, dimensioni di persone profondamente, diciamo, diverse da questa. Però, come lì, anche qui, la prossimità è la cosa principale. Tu non vai a fare il poliziotto alla cieca, ci vai dopo aver studiato e ascoltato la gente. E bisogna farlo sempre. Clemente, che ha già dato avvio agli incontri istituzionali, come con i sindaci Matteo Ricci e Palmiro Occhielli, è stato colpito anche dall'interazione tra la gente che non fa mancare il saluto per strada. Inevitabile, poi, il riferimento alla nuova questura che, in base al patto siglato ieri tra Comune, Ministeri e Demanio, sarà pronta entro il 2024. Il punto è che per fare la nuova questura occorre fare lavori, studiare, verificare tutto, è scritto nel protocollo che voi conoscete perfettamente. E a me piacerebbe essere ricordato come il questore della nuova questura, però non faccio l'ingegnere. Ha riportato una massima questa mattina, si può sempre fare qualcosa, dunque quali sono le sue strategie e i suoi obiettivi? La mia strategia è, prima di fare qualcosa, vedere dove si mettono le mani e studiare bene le cose. Io ho fatto tanta investigazione politica, tanta investigazione, diciamo, di tipo associativo, mi sono occupato di gruppi di estrema destra per anni. E anche lì tu devi studiare, non si va alla carlona, non si va a testa bassa, si ragiona e poi quando si prende la decisione si fa, senza se e senza ma.
Viste le ingenti risorse del PNRR in arrivo sulla città di Pesaro, ieri è stato siglato un patto tra la Procura, il Comune di Pesaro e la Guardia di Finanza. Il motivo? Cercare di evitare l'infiltrazione mafiosa. Quindi siamo dentro una fase di investimento. Un protocollo d'intesa per evitare che i fondi PNRR assegnati a Pesaro finiscano in mano alle mafie e quello firmato dal Comune, dalla Procura della Repubblica e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che prevede uno scambio di informazioni e di notizie ritenute rilevanti per contrastare truffe e abusi di natura economico-finanziaria di cui il Comune si è venuto a conoscenza. Quest'ultimo dovrà segnalare gli interventi e gli elementi di rischio per i successivi accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, che utilizzeranno una banca dati unificata per i controlli incrociati e per gli scambi di file e comunicazioni fra enti pubblici e privati. L'obiettivo è tenere la guardia alta, perché nessuno ha anticorpi sufficienti per evitare infiltrazioni malavitose, frodi, a maggior ragione in un momento storico come questo dove stiamo portando in città investimenti pubblici mai visti. Siamo arrivati a 1.700.000.000 di euro tra investimenti di ferrovie, demanio, comune, autostrade che ricadono nella nostra città, e questo protocollo che firmiamo con la Guardia di Finanza, la Procuratrice della Repubblica, è un modo preventivo per dire: non ci provate neanche. Non ci provate neanche, perché qua c'è un'amministrazione comunale integerrima e perché abbiamo una collaborazione con la Guardia di Finanza e la Procura che ci consente di prevenire il più possibile questi fenomeni. Però oggi siamo più forti per contrastare qualsiasi forma di illegalità e ringrazio davvero la Guardia di Finanza e la Procuratrice per questa collaborazione e opportunità che dà non solo all'amministrazione ma in particolar modo ai cittadini pesaresi, che hanno il diritto di sapere che i soldi che arrivano nel nostro territorio non solo cambieranno la città, ma sono soldi spesi bene e sui quali c'è il massimo controllo possibile. La durata del protocollo è prevista fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il mio ufficio è fondamentalmente anche un grande presidio di legalità, per cui partecipare a tutte le azioni che si possono mettere in campo per agevolare il buon fine delle iniziative governative dirette a dare una mano al Paese in una situazione economica come quella attuale, direi che è assolutamente prioritario. Anche la Guardia di Finanza, ha poi aggiunto il comandante Blandini, è in prima linea per garantire la massima tutela delle risorse finanziarie. Questo patto, ha detto, serve per aumentare il flusso informativo a disposizione del comando provinciale e quindi a fare in modo che la nostra azione sia quanto più mirata e incisiva. E questa emergenza economica, l'Unione Europea appunto ha destinato diversi flussi economici importanti, stiamo parlando di 235 miliardi di euro che arrivano sul territorio nazionale, e in base a quello un regolamento, il 241 appunto del 2021, prevede che gli Stati membri pongano in essere tutte le azioni possibili per contrastare i fenomeni di frode. E la Guardia di Finanza è qui appunto per questo, per contrastare e soprattutto prevenire fenomeni di frode, di malversazione e ovviamente tutti i connessi possibili interferenze di riciclaggio, autoriciclaggio o di reimpiego di denaro illecito. Adesso parliamo invece di sanità. La mobilità passiva sta esplodendo e la Regione risponde tagliando l'azienda ospedaliera, riducendo la capacità di attrarre eccellenze e togliendo le risorse alla sanità del territorio. Il commento del sindaco di Pesaro Ricci sul taglio di Marche Nord. C'è un pregiudizio anti-Pesaro e Urbino insopportabile, aggiunto Ricci, lo abbiamo visto sulla questione della ferrovia. Invece ad esultare per un risultato storico hanno cercato di ostacolare il più grande investimento infrastrutturale solo perché in partenza riguarda le città di Pesaro e Fano. Ora la nostra sanità già in difficoltà con un taglio intollerabile. Daremo battaglia, ha detto il sindaco, e coinvolgeremo tutta la provincia. E Ricci ha anche annunciato che il 30 luglio prossimo il ministro degli esteri Luigi Di Maio sarà a Pesaro per firmare un accordo legato a un'iniziativa che si intitola Comune adotta Comune. È un progetto lanciato da ALI, che è l'Autonomie
locali italiane. Grazie al Conservatorio Rossini, diversi bambini ucraini scappati dalla guerra hanno avuto la possibilità di continuare a studiare a Pesaro, tra questi anche la talentuosa pianista Diana, fuggita insieme alla mamma dai bombardamenti di Kharkiv, città creativa della musica UNESCO. Una realtà che Pesaro ha deciso di adottare e alla quale ha dedicato la vittoria di Capitale Italiana della Cultura 2024. Cambiamo argomento invece, adesso parliamo del biodigestore, perché il Partito Democratico Fanese ha replicato alle dichiarazioni del Partito Socialista e ha lanciato una frecciatina anche al sindaco di Fano Massimo Seri. Dunque, della Dora, qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è cercare di portare avanti questo procedimento che è partito con un voto unanime al Consiglio Comunale sulla manifestazione di interesse circa un anno fa, che ha portato all'analisi delle proposte che sono pervenute da diverse aziende, proposte delle quali ne sono state prese in considerazione due per due aziende che hanno deciso di provare a collaborare per superare i loro punti di debolezza e rendere ancora più forti i loro punti di forza, in modo da proporci qualcosa di quanto meglio per la nostra azienda per arrivare alla realizzazione del biodigestore, che poi è quello a cui ha sempre puntato il Partito Democratico, perché su questo non ha mai cambiato idea il Partito Democratico. Vogliamo renderci autonomi ed avere questa azienda sempre più forte. È esattamente il contrario di quello che ci imputano, dicendoci anche che tra l'altro che facciamo trame nottetempo, quando non c'è bisogno di alcuna trama, in quanto tutto questo procedimento è molto lineare e alla luce del sole. Nottetempo, francamente, io preferisco dormire. Agnese, vi siete detti stupiti delle dichiarazioni di Busk, che ha parlato a nome dei socialisti fanesi. Per quale motivo? Sì, le dichiarazioni del Partito Socialista sono così, ci hanno lasciato abbastanza interdetti. Prendiamo atto sicuramente di un ennesimo accanimento nei confronti del PD di Fano, e dichiarazioni che sono, a nostro avviso, disdicevoli e irrispettose. Un partito dal passato illustre e sicuramente dalla comprovata esperienza politica dovrebbe rendersi conto che mettere il becco, insinuarsi nelle vicende e nelle faccende politiche di un'altra forza politica non è buona cosa, soprattutto se lo si fa per il proprio tornaconto. Non solo, ci ha stupito particolarmente l'aver invocato a gran voce l'intervento del PD provinciale, che avrebbe dovuto, secondo il Partito Socialista, intervenire per mettere a tacere le turbolenze del PD fanese. Faccio fatica anche a immaginare che il nostro sindaco, che ovviamente era giusto ieri a rappresentare i socialisti italiani al Consiglio Internazionale dei Socialisti di Ginevra, non in qualche modo così tenga a bada così un pugno di socialisti fanesi, arginandone le intemperanze. Domenica a Fano si festeggia il patrono, San Paterniano, naturalmente tanti appuntamenti, tra i quali vi segnaliamo già da adesso la messa delle 11, una messa solenne che trasmetteremo in diretta, e salta invece anche quest'anno la tradizionale tombola in piazza 20 settembre. Filippo Pucci. I cittadini fanesi si prestano a celebrare il patrono della propria città e della diocesi. È nel pieno dello svolgimento il programma in occasione della festa di San Paterniano. Le iniziative sono partite da giovedì 7 luglio con la Santa Messa presieduta da Don Giorgio Giovanelli e dal concerto d'organo del maestro Angel Hortas. Questa sera, venerdì 8, il frate mago farà divertire i più piccoli a partire dalle ore 21:15 all'interno del chiostro. Il programma proseguirà poi sabato 9 e domenica 10 luglio. Sabato 9 seguitiamo con le celebrazioni alle ore 18:30 con il nostro nuovo parroco della Basilica Cattedrale del Duomo, e Don Giorgio Giovanelli, che ci dirà la sua parola. Lo attendiamo perché è la prima volta che viene a San Paterniano. E poi alla sera il terzo concerto, che sarà tenuto dall'orchestra di fiati Fanno un Fortuna, e poi il giorno della festa, il 10, ci sarà una serie di messe. La prima verrà celebrata dal nostro padre ministro provinciale, il padre Sergio Lorenzini, poi 8:30 l'altra messa, 9:30 e alle 11 il nostro vescovo Armando,
che celebrerà per la cittadinanza la presenza delle varie autorità civili e militari. Ecco, qui avremo una piccola, diciamo, sorpresa. Per la prima volta, ecco, canterà un coro della Basilica di San Paterniano e poi, ecco, andiamo avanti con la serata, al solito di nuovo alle 18.30 il nostro parroco, Don Giorgio, e qui concluderemo la festa con un'altra messa del nostro vescovo alle ore 21. E qui pure credo ci sarà molta, ma molta gente, quindi un invito anche a tutti i fanesi, ecco, di essere presenti, di onorare il loro patrono che ci aiuti veramente nelle difficoltà della vita, ci sostenga, ci dia coraggio anche ad essere testimoni del Vangelo. Per chi non ha la possibilità di partecipare alle celebrazioni, la Santa Messa delle ore 11 di domenica 10 luglio verrà trasmessa in diretta sul canale 19 di Fano TV. La Basilica rimarrà aperta tutti i giorni fino alle ore 23 e sarà possibile partecipare alla pesca di beneficenza dei frati minori cappuccini. Grande assente anche per questa edizione la tradizionale tombola di San Paterniano. 4.500 euro di beni alimentari a favore della popolazione ucraina tramite il progetto Passamano dell'ambito sociale 6. Ieri mattina al Comune di Fano due consiglieri della Fondazione di Comunità insieme al presidente Dimitri Tinti hanno messo a disposizione della rete di solidarietà 5 bancali di prodotti alimentari da destinare alle famiglie in fuga dalla guerra ospitate nel territorio dell'ambito. Dagli ultimi dati sono 165 le famiglie ucraine conosciute dal servizio sociale e poi contattate per la consegna di questi beni di prima necessità, anche con l'ausilio di alcuni tirocinanti. La Mediateca Montanari di Fano invece compie 12 anni e per l'occasione ha organizzato una giornata ricca di iniziative dedicate ad adulti e bambini. 10 luglio la Mediateca Montanari di Fano festeggia 12 anni di attività e lo fa organizzando un evento dedicato ai cittadini e ai bambini. Sono in programma dalle ore 16 fino alle ore 23 una serie di appuntamenti che spaziano dalla presentazione di libri, letture, incontri, inaugurazioni e spettacoli. È un programma molto ricco e finalmente dopo 2 anni segnati dalla pandemia torniamo a festeggiare in grande, in qualche modo un appuntamento che per noi è molto importante ed è importante condividerlo con chi vive e fa vivere ogni giorno la Mediateca Montanari da 12 anni. E quindi l'appuntamento è per domenica 10 luglio a partire dalle 16, sia all'interno della Mediateca che negli spazi verdi della struttura. Appuntamenti per i bambini, per i giovani, per i lettori ovviamente, ma anche appuntamenti con la musica e anche un incontro dedicato a quello che è lo sviluppo del sistema bibliotecario nella nostra città negli ultimi anni, in particolare il progetto della nuova biblioteca federiciana, che dialoga da sempre ovviamente con la struttura della Mediateca Montanari. E poi un altro appuntamento in qualche modo atteso e che segna anche la fine, diciamo, di un periodo un po' difficile per le biblioteche, che è la ripartenza del Memo Caffè con la ditta Dussmann a gestirlo e quindi con il tradizionale taglio della torta al quale invitiamo ovviamente tutti alle 8 alle ore 20 di domenica nei giardini della Mediateca Montanari. Ci spostiamo adesso invece a Cartoceto, dove sabato si terrà l'ultimo appuntamento di Conterranea, il viaggio nelle terre dell'unica DOP olearia delle Marche. Ultima tappa per Conterranea, l'evento voluto dai comuni della DOP e dalle Proloco con il patrocinio della Regione. Il viaggio si concluderà sabato 9 luglio alle ore 20.30 nello splendido belvedere di Cartoceto, comune capofila dell'Areale, con alle spalle il Teatro del Trionfo e lo sguardo che si posa sulla fitta distesa di ulivi argentati. Si chiuderà il progetto che da Fano ha toccato i comuni di Colli al Metauro e Monbaroccio, presentando un territorio plurale, capace di raccontare tanti itinerari possibili tra scienza, storia, spiritualità, arte ed enogastronomia. La serata avrà un costo di 50 euro, cifra che comprende sia la cena che il concerto spettacolo. Qua in una location d'autore dove ci troviamo in piazza Marconi con una serata e una cena gourmet curata dalla chef Eva Maria dell'Osteria del Cardinale. Una cena gourmet di valorizzazione non soltanto della nostra eccellenza primaria, la DOP Cartoceto, unica DOP olearia in tutta la regione Marche, ma anche di tutte le altre eccellenze agroalimentari che questo territorio
questo splendido territorio della Vallata del Metauro può vantare. Una serata, anche questa come le altre, le precedenti, che sarà allietata da un concerto, spettacolo davvero splendido della Musicando Jazz Orchestra, una delle migliori big band marchigiane, con la voce di Alessandra Doria, che ha di recente aperto il concerto di Tiro Mancino. Insomma, una serata davvero speciale tra cena gourmet, location d'autore e musica sperimentata ad hoc per l'occasione. Le informazioni potrete tranquillamente reperirle o attraverso la Proloco di Cartoceto oppure direttamente attraverso l'Osteria del Cardinale qua di Cartoceto. Non mancate, vi aspettiamo il 9 luglio a Cartoceto qua in Piazza Marconi. E adesso due brevi di sport. Giuliano Costantini, 72 anni, di Sant'Ippolito, ha trionfato a Tampere in Finlandia durante i campionati mondiali di atletica master nella specialità salto triplo con la misura di 10-12 metri. A sfidarsi ben 13 atleti per la fascia di età 70-75 anni, tra cui diversi ex campioni olimpici. Giuliani è salito sul gradino più alto del podio, seguito da Lituania e Svezia. Invece la Fanum Fortune Nuoto ha conquistato una medaglia d'oro ai campionati italiani master a Riccione. Marco Ricci si è laureato campione italiano nei 200 dorso nella categoria che va dai 30 ai 34 anni. Da segnalare anche i risultati ottenuti da Morena Omicioli, Veronica Verna, Luca Giovannucci e Marco Ricci, che si sono classificati nella top 10 di categoria. Anche quella formata da Bellagamba, Filonzi e Giovannucci Severi si è posizionata nelle prime 10 formazioni d'Italia, sia nella staffetta mista che in quella stile. Il prossimo appuntamento per il Master Fanesi sarà la 49esima edizione della nuotata lunga, che si svolgerà domenica 7 agosto. Vi ricordiamo che da questa sera prenderà il via la rassegna del teatro Sotto le Stelle, in programma all'Arena BCC di Fano. A salire sul palco dalle 21.30 sarà il gruppo teatrale Il Faro con la cartomanta Pastrocchiona, cioè la cartomante Pastrocchiona. Subito dopo di noi invece le previsioni del tempo, poi andrà in onda un approfondimento dedicato alla Fano dei Cesari, che torna dal 14 al 17 di luglio. È tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, vi ricordo il numero per le segnalazioni che scorre in questo momento sul video e l'appuntamento di domani mattina alle 7 con la rassegna stampa condotta da Massimo Fughetti. Arrivederci.